Il giorno del Super Green Pass, tanti dubbi e pochi controlli nelle Marche, altri 4 ricoveri, l'incidenza in intensiva tocca il 12%, 3 decessi in 24 ore per Covid. Drive test al Pala Savelli, caos sulla statale 16 a Porto San Giorgio, l'Oira, cronaca di un disastro annunciato, traffico bloccato vicino al casello autostradale, Cesetti fa appello all'assessore Saltamartini. Vaccini ai bambini dal 16 dicembre, le prenotazioni si apriranno a breve ma nessun obbligo. Il primario della clinica pediatrica del Salesi, Catassi, nessuna controindicazione. Ascoli c'è il terzo positivo, Tegola in vista della gara di Cittadella, sarebbe uno dei punti fermi della squadra di Sottil. Samb tra mercato e campionato, 5 partite in 15 giorni, rinforzi un difensore e un attaccante, le priorità. Ben ritrovati all'edizione serale del nostro TG Marche, l'apertura è dedicata all'esordio del Super Green Pass da oggi per alcune attività come per esempio sedersi al bar o al ristorante, mentre serve la certificazione verde semplice per il trasporto pubblico locale. Però sono ancora pochi i controlli, addirittura nessuno su un treno Fabriano-Ancona perché i controllori dicono di non avere l'app abilitata. Sentiamo. Entra in vigore da oggi e sarà valido almeno fino al 15 gennaio il Super Green Pass per varie attività tra cui bar e ristoranti. Il documento sanitario rafforzato si ottiene solo con la vaccinazione oppure con diagnosi di guarigione da Covid. Un obbligo che vale solo per chi siede ai tavoli al chiuso. Ma c'è comunque scetticismo tra gli addetti ai lavori, soprattutto per le difficoltà che hanno nell'effettuare i controlli. Oggi abbiamo cominciato con i controlli qui al locale. Con questa nuova normativa è giusta, perché purtroppo il momento è critico, quindi bisogna aiutarci un po' tutti. Di controlli da parte di vigili, di polizia ancora non ce ne sono stati, non abbiamo visti qui al locale, però sembra che la situazione adesso è buona. Purtroppo è una scocciatura controllare, perché uno deve lavorare e ogni persona che entra è un po', controllare tutti non è facile, però cerchiamo di fare il nostro meglio. Ancora per adesso non abbiamo ricevuto nessun controllo, confidiamo nelle attività e speriamo che vada tutto bene. Che ne pensate di questa norma? Un po' stringente, potrebbe limitare un po' la clientela? Ma sì, potrebbe limitare la clientela e potrebbe ancora limitare il nostro lavoro, che già va avanti da 2 anni a stento, diciamo. Tra le normative entrate in vigore e previste dall'ultimo decreto legge varato dal governo per prevenire occasioni di contagio in vista delle festività, c'è anche l'introduzione dell'obbligo di Green Pass in versione tradizionale, ovvero anche con il tampone, nell'ambito del trasporto pubblico locale per gli studenti over 12. Una novità che cambia decisamente le carte in tavola per i pendolari che usufruiscono abitualmente dei mezzi pubblici e che, oltre al titolo di viaggio, devono mostrare anche la certificazione verde. Nessun controllo invece su un treno regionale Fabriano-Ancona usato dai pendolari. Durante la verifica dei biglietti, questa mattina il personale addetto ha spiegato di non avere ricevuto istruzioni né l'abilitazione dell'app per il certificato verde. I controlli sui regionali sono demandati dunque alle forze dell'ordine. Il tutto mentre sul treno viene diffuso il messaggio relativo alle nuove regole sul Green Pass, da oggi obbligatorio anche sui treni regionali. Alla stazione ferroviaria di Ancona invece il messaggio era quello vecchio, che ricordava l'obbligo del certificato per i treni ad alta velocità. Insomma, c'è ancora un po' di confusione. Infine, per le attività sportive al chiuso, in palestre e piscine, basterà il Green Pass di base in zona bianca e gialla. Il super scatta in caso di zona arancione. Ed ora andiamo a vedere i contagi giornalieri, che nelle Marche sono stati 149, un valore riferito però a un numero di test inferiori effettuati la domenica rispetto agli altri giorni della settimana. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione sulla base di 2.187 tamponi totali. L'indice di positività è al 10,9%.
1,5%, mentre sale ancora il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti, pari a 191,35 casi. Sono così suddivisi 25 nuovi positivi in provincia di Pesaro Urbino, 71 in provincia di Ancona, 6 in quella di Ascoli Piceno, 43 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Si registrano purtroppo 3 vittime, una 91enne di Fano, un 89enne di Sant'Elpidio a Mare e una donna di 87 anni di Mondolfo, tutti con patologie pregresse. Per quanto concerne i ricoveri nelle strutture ospedaliere, infine, sono 130 i ricoverati per Covid, di cui 30 in terapia intensiva, dunque dato in aumento di più 4 e il totale è al 12%, dunque superata la soglia critica per quanto riguarda la zona gialla. Ora andiamo nel Fermano, dove c'è stato un vero e proprio caos nel primo giorno di drive test per quanto riguarda i tamponi nella nuova location individuata al Palasavelli di Porto San Giorgio. L'inizio è stato davvero disastroso, con lunghe code, come ci dimostra questo servizio della nostra Donatella Lappa. Drive test tamponi del Fermano si è trasferito proprio oggi qui al parcheggio esterno del Palasport di Porto San Giorgio, del Palasavelli, rispetto a Vialeti a Fermo, dove la scorsa settimana erano circa 300 i prenotati e si era creato un ingorgo sulla strada Castiglionese. Ma qui stamattina la situazione è stata ben peggiore. Le postazioni di prelievo sono 4, con 4 infermieri e 2 gazebi, ma comunque sono 600 i prenotati e quindi è andata in collasso tutta la circolazione, la statale 16, sia in direzione nord che in direzione sud, l'accesso al casello dell'A14 di Porto San Giorgio e tutta la viabilità davanti al cimitero in zona Salvano salendo verso Fermo. Una situazione, quella del drive test, davvero imbarazzante stamattina. Subito gli amministratori si sono risentiti, in particolare il sindaco di Porto San Giorgio, che dice di aver previsto un caos del genere e di averlo voluto evitare fino alla fine. Non era intenzione del comune di Porto San Giorgio sottrarsi alle proprie responsabilità territoriali, ma avevamo previsto tutto, conoscendo la città e conoscendo il territorio stesso. Beh, si è convenuto che l'area poteva prestarsi a questo. Poi, nei giorni seguenti, conosciuta la mole di traffico che si sarebbe lì riversata per il numero dei tamponi che l'azienda aveva necessità di effettuare quotidianamente, ho voluto una riunione sul posto insieme alla municipale, alla protezione civile, ai tecnici della stessa azienda sanitaria, e lì si è convenuto che l'area non era assolutamente idonea. Questo è stato comunicato alla direzione dell'area vasta e anche alla prefettura. Ma poi ci si sono messi anche i problemi organizzativi. Il secondo gazebo stamattina non era ancora pronto per le 8:30 e comunque l'orario in cui si fanno questi tamponi è sicuramente un orario molto ristretto e soltanto al mattino. Forse si dovrebbe rivedere tutta quanta l'organizzazione. Certo è che gli automobilisti che si sono trovati nell'ingorgo, oltre a tutti quelli che hanno dovuto fare il test stamattina, erano piuttosto arrabbiati. E dopo aver sentito anche le parole del sindaco Nicola Loira, che ha già scritto al prefetto, è arrivata anche una dura replica da parte del consigliere regionale del PD Cesetti, che chiede un intervento immediato dell'assessore Saltamartini. Sentiamo. Il trasferimento del centro tamponi al Palasavelli del comune di Porto San Giorgio è stato un colossale errore che deve essere emendato al più presto. Per questo chiederò all'assessore Saltamartini di intervenire immediatamente presso la direzione dell'area vasta 4 per trasferire il centro tamponi in un luogo più idoneo, più sicuro, per evitare il caos drammatico che si è determinato in queste ore lungo la Valdete e lungo la Statale, nei pressi appunto del Palasavelli. Reti viarie, tra l'altro, percorse per raggiungere l'autostrada, che ha già dei problemi di suo. È strano, tra l'altro, che la direzione dell'area vasta
e non abbia raccolto l'invito del sindaco di Porto San Giorgio quando appunto rappresentava la non idoneità di quel luogo per appunto i problemi che si sono verificati in queste ore. Intervenga Saltamartini immediatamente appunto per spostare il centro. Ed ora parliamo invece delle vaccinazioni ai bambini, un tema che sta facendo molto discutere. Lo facciamo in questa intervista al primario della clinica pediatrica del Salesi di Ancona, il professor Carlo Catassi, al microfono del nostro Ciro Montanari. Nelle Marche sono 92.645 i bambini tra i 5 e gli 11 anni per i quali dal 16 dicembre si aprirà la campagna vaccinale contro il Covid. Procederà come per l'adulto, perché in fondo non ci sono attenzioni particolari per il bambino, non ci sono neppure controindicazioni, quindi insomma, è un fenomeno di massa. Del resto noi pediatri siamo abituati alle vaccinazioni da sempre, vorrei dire. Ricordo che le vaccinazioni normalmente, quelle obbligatorie, cominciano al terzo mese di vita, quindi non ci preoccupa affatto l'ipotesi di vaccinare bambini di 5 anni in su. Questa fascia di popolazione riceverà il vaccino Pfizer, ma rispetto agli adulti il dosaggio è ridotto, 10 microgrammi contro i 30 somministrati dai 12 anni in su. Le vaccinazioni potranno essere eseguite dai pediatri negli hub vaccinali nelle farmacie e i bambini dovranno essere accompagnati da uno dei due genitori. In età pediatrica noi conosciamo una complicanza che fa seguito all'infezione, che è una forma di infiammazione cronica che ricorda una malattia particolare dell'infanzia, che è la malattia di Kawasaki, che può colpire anche il cuore, con conseguenze che insomma possono essere fastidiose per il bambino per diverse settimane. Quindi la malattia ha una sua importanza anche in età pediatrica per l'impatto a livello di stato di salute. Il professor Catassi, docente presso l'Università Politecnica delle Marche, analizza anche il ritardo con cui i comitati etici intervengono sui farmaci e i vaccini nei riguardi dei bambini. Con la vaccinazione, ma anche con tutte le altre pratiche di terapia farmacologica, purtroppo l'età pediatrica arriva per ultima. Questa è una precauzione che i comitati etici prendono, cioè quella di sperimentare un nuovo farmaco partendo dall'età adulta, però poi questo significa che questo vaccino, come tanti farmaci che sono stati introdotti in ambito terapeutico negli ultimi anni, possono essere utilizzati nel bambino solo con ritardo anche di anni. Per i bambini non ci sarà obbligo di Green Pass, mentre le prenotazioni si apriranno a brevissimo. I pediatri consigliano questa vaccinazione anche perché l'età dei nuovi positivi si è ulteriormente abbassata, con un rischio del 10-15% di un long Covid nella fascia pediatrica. Ora andiamo nel pesarese. Gradara e Gabicce sono tra i comuni marchigiani con meno vaccinazioni, inferiori al 70%. In questo distretto è stato riaperto l'hub di prossimità con buoni risultati nella prima giornata. Ci fa il punto Thomas Del Bianco. Gradara è uno dei comuni con meno vaccinati nelle Marche. Insieme a Gabicce sono le uniche due località della provincia di Pesaro Urbino con meno del 70% di vaccinazioni. Proprio in questo distretto è stato riaperto l'hub di prossimità al Palazzetto dello Sport di Gradara e nel primo giorno di attivazione c'è stato il pienone con 340 somministrazioni, di cui la maggior parte terze dosi. Porte aperte ai 200 prenotati e a coloro che sono arrivati all'hub senza prenotazione. Siamo molto contenti anche per poi le notizie che sono apparse sulla stampa questi ultimi giorni, non danno dei dati molto buoni per quanto riguarda la nostra zona. Ecco, la buona affluenza di oggi ci fa ben sperare, ecco, speriamo che anche molti di quelli non troppo convinti, i cosiddetti Novax, si ricredano e si vaccinino sia per loro che per la comunità intera. Per il momento 3 giornate di apertura, poi si vedrà. Sì, per il momento 3 giornate di apertura, poi la notizia di ieri dovremmo avere il camper, quello dell'Asur, il 30 di dicembre a Gabicce e poi vedremo anche come procede la campagna di vaccinazione per aprire qualche altra giornata per coprire il massimo della popolazione. Insomma. Questo è un territorio con molti non vaccinati, no? Forse quello più delle Marche.
Da quello che sento, sì, insomma, siamo un pochino indietro, ecco, rispetto alla media nazionale, direi. E come già annunciato in un videomessaggio su Facebook da parte della sindaca Valeria Mancinelli, il capoluogo dorico adotta l'ordinanza sull'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Ad Ancona i dispositivi di protezione saranno obbligatori dall'8 dicembre al 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 21 in diversi luoghi del centro. Dal provvedimento sono esentati i bambini sotto i 6 anni, le persone con patologie e gli sportivi nel corso dell'attività, ovviamente all'aperto. E dopo la chiusura e la sospensione del dottor Palmarocchi, titolare della farmacia di Arquata del Tronto, si registra l'intervento del presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Ascoli Piceno, il dottor Ido Benigni, merito ad una situazione che ha messo davvero in difficoltà la popolazione del cratere sismico. Sentiamo il nostro Benedetto Marinangeli. L'Ordine dei farmacisti della provincia di Ascoli Piceno interviene sul caso della farmacia Palmarocchi di Arquata del Tronto, chiusa perché il titolare era sospeso in quanto sprovvisto del Green Pass concesso con la vaccinazione. Il presidente, dottor Ido Benigni, analizza il caso. Quello della farmacia di Arquata è un brutto pasticcio, nel senso che noi abbiamo ricevuto dalla regione l'avviso del farmacista inadempiente e, come dice la legge, abbiamo provveduto alla sospensione. Ci sembra molto strano che per quello che è successo, perché normalmente quando si prende un provvedimento così grave, che è la chiusura di una farmacia, sia la ASL che chi ha provveduto a mettere in piedi questo provvedimento ci avverte. Noi in realtà non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, quindi quando ho visto gli articoli sul giornale sono un po' caduto dalle nuvole. Ma come si è mosso l'Ordine dei farmacisti in questo contesto? Non avendo avuto nessuna comunicazione non ci possiamo muovere. Rimane il fatto che abbiamo sospeso il farmacista dal contatto con il pubblico, per cui lui doveva assolutamente assolvere a questo nostro provvedimento. Sulla ventilata ipotesi di un possibile deferimento del dottor Palmarocchi all'autorità giudiziaria per interruzione di un pubblico servizio, questo è il pensiero del dottor Benigni. Beh, questo solamente la ASL lo può accertare. Io so che ci sarà o c'è stata già un'ispezione da parte loro, quindi saranno loro che dovranno fare una cosa del genere. Noi per quello che ci riguarda come ordine possiamo solamente mettere sotto disciplinare un collega che ha infranto uno o più articoli del codice disciplinare. Come si viene incontro adesso a questo punto ai pazienti che si rivolgono a questa farmacia? Anche qui le cose non sono state chiarissime. Perché? Perché se effettivamente la farmacia viene chiusa, se il sindaco si fosse rivolto all'ordine dei farmacisti, noi avremmo provveduto immediatamente ad attivare i farmacisti della protezione civile, quindi mandare ad Arquata il camper farmacia con i farmacisti della protezione civile. Apriamo ora la pagina sportiva, andiamo in Serie B, in casa Ascoli c'è il terzo caso di positività al Covid, sarebbe un titolarissimo, dunque Sottil in apprensione in vista della prossima gara sabato a Cittadella. Secondo me, per quello che ha detto il campo, l'Ascoli meritava qualcosa in più, perché poi le occasioni più importanti, più nitide le abbiamo avute noi. Se lo rigira per le mani il punto Andrea Sottile scopre di essere un po' rammaricato. La chance più ghiotta nel recupero palo di Salvi, tapine del capitano Dionisi e solo il campione del mondo Buffon sa come ha fatto a ricacciare indietro quel pallone. Quando ho visto che non è andato col piede sinceramente ho creduto che era gol, invece poi è rimasta lì, ci ha messo la mano e Buffon è Buffon. Buffon è Buffon, tanto che i 7.000 dello stadio del Duca hanno tributato all'ex portiere della nazionale grandi applausi e dopo la partita ci sono scappate foto con tanti bianconeri, da Iliev che sui social ha scritto leggenda a Baschirotto. Bicchiere mezzo pieno per patron Massimo Pulcinelli invece, anche perché l'Ascoli è settimo a quota 26, in piena zona playoff e in serie utile da 6 partite, bottino da 12 punti.
E dopo tutto, al netto del primo 0-0 in campionato, è stata la domenica quasi perfetta, con un Ascoli in tiro, il ritorno del grande pubblico dopo oltre due anni e anche quello di Giuseppe Iachini, un ex speciale. Qui è casa mia, è qui dove ho giocato da piccolo, fino ad arrivare alla prima squadra, 21 anni facevo il capitano. E quindi tante partite sofferte, giocate, la Serie A, una promozione, due anni in Serie A, gol importanti per la salvezza, ricordi bellissimi, anni che non si dimenticano, no? Emozioni da archiviare per Iachini e pure per l'Ascoli. Sabato tappa Cittadella, coi veneti un punto sotto in classifica. I bianconeri devono fare i conti con l'ennesimo schiaffo del Covid. Due positivi alla vigilia della gara col Parma e un altro emerso nelle ultime ore. Sarebbe un titolarissimo e se fosse confermato metterebbe nei guai Sottil. Giro di tamponi tutti i giorni adesso, sperando che vengano scongiurati altri casi. Archiviata la partita dell'anno, si torna alla normalità. O quasi. L'Ascoli vuole continuare a correre nonostante tutto. Andiamo in Serie D. Samba divisa tra mercato e campionato. Altre 5 partite nei prossimi 15 giorni. In chiave rinforzi, dopo la terza vittoria stagionale, le priorità sono un difensore e un attaccante. Sentiamo il servizio di Michele Natalini. La terza vittoria della stagione, la seconda con Mauro Antonioli in panchina. Il 2-0 al Castelnuovo ha fatto ripartire la Samba e soprattutto le ha evitato un altro ribaltone tecnico. Prove di normalità allora, ma ancora ce ne vuole, con il rosso-blu al quart'ultimo posto in classifica e la vetta rimasta a 19 punti. Di sicuro la Samba si giocherà molto in prospettiva entro Natale. Da mercoledì, dalla trasferta di Notarisco al 22 dicembre, gara sul campo del Fanalino di Coda, Aurora, Alto Casertano, fanno 5 partite in 15 giorni. Salta all'occhio che sono quasi tutte fuori casa, dove finora la Samba ha raccolto appena un punto a Nereto al 90°, era a metà ottobre. In mezzo al Tour de Force dicembrino c'è anche la Coppa Italia e soprattutto il mercato. Almeno un paio le priorità. Dopo aver sistemato il centrocampo con Frulla e Zanazzi, buono l'impatto per entrambi, fare i puntati su un difensore e un attaccante. E poi un paio di under per la fascia, ma per quelli si potrebbe arrivare a gennaio pescando nei professionisti. Per il reparto arretrato invece prima si interviene meglio è, e qui però sembra sfumato quasi uno degli obiettivi principali. Diego Vannucci, classe 88, quasi 300 presenze in Lega Pro alle spalle. La sua attuale società, il Nuova Florida del girone G di Serie D, non vuole mollarlo e Vannucci non pare intenzionato ad andare allo scontro. Quanto all'attacco, la Samb non sarebbe più sulle tracce di Giovanni Ricciardo del Casale e si starebbe concentrando sul 33enne Mario Merlonghi della San Maurese, 10 gol in 14 partite. Il giocatore ha comunicato a società e allenatore di volersene andare. A breve dovrebbe tenersi un incontro tra il suo procuratore e la dirigenza romagnola, con Ravenna spettatore interessato. La Samb, pur di arrivare a Merlonghi, pare intenzionata a scucire un indennizzo alla San Maurese. Intanto, nelle prossime ore, il capitano Federico Angiulli si sottoporrà ad accertamenti al collo del piede infortunato col Castelnuovo. Resta in dubbio, insomma, in vista della gara di Notarisco, come l'influenzato Isacco. Torna invece disponibile, dopo la squalifica, il difensore Varga. Scattata la prevendita per i tifosi, la società abruzzese ha fatto sapere che la partita non verrà trasmessa in diretta Facebook. Non ci sono altri aggiornamenti per questa edizione del TGM, grazie per averci seguito. Dopo la pubblicità, il notiziario dall'Abruzzo.